Il Terme Vigliatore la chiude con bomber Antonio Torre, che approfitta di un generoso regalo degli avversari e col destro non perdona Fazio, facendo partire così i titoli di coda sul derby. Per Torre invece 302esimo gol in carriera, il terzo consecutivo, sesto complessivo del campionato. Con questo successo il secondo casalingo, il bomber giallorosso, però trova gloria poco dopo, quando raccoglie l'assist di Bonaffini e dopo aver scartato anche Soldino lo batte con una conclusione da posizione defilata, facendo così Valle del Mela 2, Melas 0, e per Antonio Torre si tratta del quindicesimo sigillo in campionato. Sono determinati e dopo 8 minuti passano grazie ad un super gol di Torre, che da fuori area toglie la sicura al destro insaccando il pallone là dove Soldino non può arrivare. Eurogol che fa impazzire il Salmeri e porta di fatto in vantaggio la Virtus. Per il bomber Antonio Torre il decimo sigillo stagionale, ottavo in Valle del Mela la sblocca quando Antonio Torre con un destro secco da fuori area fulmina paratore spianando i suoi la strada verso la vittoria. Per l'ex di turno si tratta della decima rete in campionato, la terza con la maglia del Valle del Mela. Nella ripresa la formazione di Like it, no, 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 no,